Siamo qui alla brasceria di Matteo Di Maddaloni con due giovani imprenditori, Umberto e Daniele, due fratelli, figli d'arte, macellai, che da pochi mesi hanno intrapreso questo importante progetto, una bellissima brasceria nella nostra città. Ovviamente adesso a causa Covid il loro lavoro è ridotto e al momento limitato soltanto in orario antimeridiano fino alle 18, come sappiamo dalle ordinanze. Per questo loro hanno pensato, insieme al loro lavoro, di aiutare chi in questo momento sta più in difficoltà. L'idea è nata proprio dalla nostra situazione, no? Perché ci siamo ritrovati a non poter lavorare, sentivamo il bisogno di fare qualcosa, sia per noi, per lavorare, perché stare fermi non è mai semplice, ma soprattutto per chi in questo momento ha perso il lavoro, è in difficoltà effettivamente, e quindi anche un piatto caldo, una piccola preparazione di un piatto può essere d'aiuto a chi oggi ne ha bisogno, e per noi è comunque un motivo di orgoglio, soprattutto per la nostra città. La carità abbia un volto giovane, tendere la mano al povero è il messaggio che Papa Francesco ci ha dato per la prossima giornata mondiale dei poveri, e credo che questi giovani siano proprio questa mano tesa in questa situazione di pandemia così difficile, dove ha visto tanti impegnati verso la carità. Oggi per la prima volta vengo qui a nome delle Caritas della città di Maddaloni a prendere questi alimenti che subito distribuiremo ad alcune famiglie che noi assistiamo periodicamente. Un segno di forte solidarietà, di corresponsabilità, dove tutti ci sentiamo responsabili del nostro prossimo. Con piccoli gesti, ma che dinanzi alle persone che hanno bisogno diventano realmente e fortemente dei gesti concreti di carità, e ci rendiamo conto che non siamo soli, ma ci sono ancora persone dal cuore grande che hanno questa grande generosità, ecco, nel donare gratuitamente al prossimo, ecco, anche quello che hanno nel profondo del loro cuore. I fratelli De Matteo hanno voluto fortemente questa collaborazione con la Caritas. Oggi saranno aiutate 5 famiglie, ovviamente la Caritas ne aiuta molte di più. Vogliamo dare qualche numero sul territorio? Sì, noi assistiamo oltre 700 famiglie sul territorio di Maddaloni. Mensilmente queste famiglie ricevono, oltre agli aiuti alimentari, dove è possibile, anche il pagamento di bollette, di utenze, un sostegno psicologico. Ci sono anche tanti avvocati che ci aiutano, tanti medici, quindi l'assistenza è a 360 gradi. Fortemente in questo periodo stiamo riscontrando una carenza dal punto di vista di relazioni affettive a causa, no, del lockdown, quindi il grande lavoro anche attraverso psicologi addetti ai lavori che ci stanno aiutando nella cura psicologica delle persone, e abbiamo riscoperto un forte aumento delle persone che stanno chiedendo aiuto alle porte delle nostre Caritas. Purtroppo la situazione ha aumentato i tanti poveri, dove ripeto e sottolineo che non soltanto poveri dal punto di vista economico, ma poveri dal punto di vista relazionale, di affetti e di relazioni. Questo è un segno concreto per rialzarci da questa situazione e, ripeto, tendere la mano a quel fratello che vive nel bisogno. E tanti sono anche gli operatori che ci aiutano, volontari, tutti i volontari che ci aiutano nel nostro servizio. E vuole essere anche, colgo l'occasione, l'appello, chi si sente fortemente chiamato alla carità, di fare riferimento ai propri parroci, anche venire da me per dare la propria adesione, la propria disponibilità nel servizio verso i bisognosi. Ecco, è anche l'occasione per far venire fuori quello che è il lavoro della Caritas oltre il pacco, quindi un lavoro veramente a 360 gradi di aiuto alle famiglie che oggi sono cresciute molto di più. E quindi l'appello che fa Don Antimo a volontari, di cui ce n'è sempre bisogno, l'appello alle famiglie che avessero bisogno a non vergognarsi a chiedere un aiuto, perché è una difficoltà che viviamo tutti, l'appello ad altri imprenditori in vari settori che volessero aiutare la Caritas, ognuno per quello che può, ognuno per le proprie possibilità, ma serve tutto in questo momento per risollevarci e per uscirne forse un po' migliori. Da stamattina quindi partono queste due importanti iniziative dei fratelli De Matteo. La prima è appunto questa della consegna dei pasti della domenica che 5 famiglie mediamente ogni settimana avranno grazie a loro, e quindi potranno preparare un abbondantissimo pranzo a base di carne. E la seconda invece, sempre in accordo con la Caritas, avverrà
durante la settimana, su suggerimento e segnalazione sempre di Donantimo attraverso la Caritas, qui alla braceria saranno preparati dei pasti caldi già pronti che attraverso la Caritas saranno distribuiti ad altre famiglie oltre questo. Quindi, come vedete, una generosità che non ha confini ed è solo da prendere da esempio e da imitare. Che dire, le buste sono pronte con ogni ben di Dio, l'abbiamo descritto prima, carne di vario tipo, quindi si accontentano i gusti di tutti all'interno della famiglia, chi mangia carne di maiale, chi non la mangia, i wurstel per i bambini, il sugo, c'è solo da preparare e da sentire quell'odore del ragù della nostra tradizione. Grazie e grazie Donantimo.